Aquino celebra i suoi figli migliori e lo fa intitolando una strada del suo territorio a Mario Giuseppe Magnapera, fondatore di Teluniverso, colui che 45 anni fa diede il via ad una vera e propria rivoluzione. Affinò le sue idee in Australia, poi tornò nella sua Aquino ed insieme ai figli fece nascere un sogno che oggi conta oltre 40 dipendenti. Visionario e pionieristico, sognatore, genio e eclettico, ogni ostacolo era una sfida da superare e vincere. Ed oggi, tra l'affetto del pubblico e i dati Auditel che quell'affetto lo misurano numericamente, la capillarità con cui Teleuniverso è entrata in migliaia di case del Lazio, Abruzzo e Molise, possiamo dire che quella sfida, quel sogno, quell'utopia è diventata una splendida realtà che Aquino, la sua Aquino, ha voluto ricordare con una iniziativa sostenuta dal sindaco Fausto Tomassi e dal delegato alla viabilità Umberto Ciccone. Un uomo che viveva nel futuro, quindi aveva una visione chiara del futuro rispetto a tanti. Si è inventato in tempi non sospetti una televisione, una comunicazione, quindi che oggi è una realtà, è l'istituto all'occhiello della, diciamo, della nostra comunità. È stato un onore anche per noi dare questo riconoscimento, perché credo soprattutto che non possa esserci futuro senza ricordare, senza la memoria. E Mario è stato un personaggio che ha dato lustro alla nostra città. È una giornata che ci ricorderemo per sempre, perché una via che resterà per sempre ad Aquino è intitolata a mio padre. Capostipite la nostra famiglia e fondatore della TV. Ma una giornata talmente importante per la nostra famiglia, il 2023, che coincide con due grandi avvenimenti. Il 4 dicembre sono 45 anni di Teleuniverso e il 12 di dicembre sono 60 anni di Telestar. Due creature, due altri figli di nostro padre, forse non tutti lo conoscono, ma dal musicista, compositore, all'imprenditore, all'agricoltore, al cuoco, quindi in tante cose, radiotecnico, inventore, quindi tante cose di nostro padre che in questi anni ci ha dato. Questo suo modo di essere, molto semplice, umile, non attento ad un'etichetta che purtroppo bisogna avere anche in determinati ambiti, le ha permesso di sviluppare la sua mentalità, la sua genialità, e quindi in ogni cosa lui metteva un po' della sua umiltà, del suo passato. E ogni volta che penso a mio padre penso sempre che ci ha lasciato troppo presto, e quindi in questo contesto devo dire che voglio ricordare anche mio fratello Peppe, che credo che il suo pensiero è lo stesso anche il mio. Io ho un ricordo di mio padre che ancora adesso, diciamo, faccio riferimento a lui, che quando ero piccolo qualsiasi cosa che io chiedevo lui me la spiegava, se io non capivo lui me la spiegava ancora finché non riuscivo a capire proprio il senso delle cose, e questo qua penso che l'ha trasmesso a tutti quanti, e alla fine come gruppo, avendo questa sua indole proprio professionale, ci ha trasmesso questa cosa che siamo diventati quello che siamo.